Cari amiche e cari amici, i popolari sturziani hanno deciso e scenderanno in campo per le prossime amministrative di Cosenza, previste per l'ottobre del 2021. I delegati del Movimento Civico Noi mi hanno conferito mandato perché disponga l'organizzazione necessaria per la formazione delle liste. Sono onorato dell'incarico di grande responsabilità. Non so se sarò all'altezza di assolvere al mandato che mi è stato conferito, ma il mio impegno, come sempre, sarà profondo e leale verso i candidati, verso la nostra città e verso la nostra gente. Le nostre liste abbracceranno tutti i settori del vivere civile e uniranno chi ha senso di responsabilità verso se stessi, le proprie famiglie e la propria comunità. Vorrei condividere con voi tre brevissimi pensieri. Da sturziani, così come ci siamo fatti carico delle esigenze dei cittadini a tutela dei diritti di tutti nell'anno più difficile dal dopoguerra, mentre tutto il mondo della politica, va detto, locale e regionale, si è inabissato nel silenzio, ci candidiamo a farlo anche nel futuro, ma questa volta non più da movimento di opinione o da gruppo di pressione, ma da movimento civico-politico, perché questo è il tempo della grande responsabilità per ognuno di noi. Da laici siamo attenti alle parole di Papa Francesco, che ci invita in maniera diretta ad entrare tutti in politica, ma in quella con la P maiuscola. Qual è la politica con la P maiuscola? Tutti infatti abbiamo il dovere di agire candidandoci, avendo oggi coscienza degli esiti degli ultimi 20 anni di politica sulla sanità, sulla famiglia, sul lavoro, sui giovani, sull'ambiente, sulla sicurezza, e abbiamo visto che la protervia dei capi dei partiti è tale da non volere alternative rispetto a coloro i quali hanno prodotto abbandono, migrazioni delle intelligenze, dei giovani, sperpero dei fondi europei, accesso delle mafie alla pubblica amministrazione, rovina economica e sociale diffusa. Il Movimento Noi sceglierà il suo candidato a sindaco al momento opportuno. Ora, pensiamo alle liste, per dare valore a tutti coloro i quali le comporranno. Sono loro i veri protagonisti e le persone più importanti. Se pensassimo prima al candidato sindaco, sarebbe una contraddizione, poiché il Movimento Noi non è verticistico. Appare chiaro che sceglieremo una donna o un uomo che saranno in grado di rappresentarci. Noi popolari non cerchiamo la rivoluzione, sia chiaro, poiché essa è già in atto e tanti cittadini stanno lavorando per il miglior futuro di tutti. Sappiate però che tutti hanno diritto a candidarsi, anche coloro dei quali non condividiamo il pensiero o le attività di governo. E a governare va chi ha i numeri, dunque decidiamo da persone serie, mature, il nostro futuro. Unisciti a noi per essere autore di quel rinnovamento che tutti auspichiamo, basato sulle competenze, sul rispetto della dignità umana, sul no deciso alla corruzione e per vivere la speranza come attesa di una certezza già compiuta, che consiste nella reale possibilità di progettare insieme un modo nuovo di amministrare la nostra vita e la cosa pubblica. Grazie.